Christel Carrisi, quando l'odio distrugge. Il suo videomessaggio sul cyberbullismo. In un vecchio video, Christel Carrisi, la cantante, parla di cyberbullismo. Le sue parole possono essere d'aiuto a molte vittime di questa pratica. Christel Carrisi è la figlia di Albano e Romina Power. La 35enne è la più riservata tra le figlie dell'amata coppia. Sposata con l'imprenditore cileno-croato Davor Luksic, i due hanno anche due splendidi bambini, Kai Tirone e Cassa Ilenia, i cui secondi nomi sono un inevitabile richiamo ai parenti. La terzogenita dei Carrisi da qualche tempo sembra essere sparita dai social, ma le sue fanpage continuano a spopolare e proprio una di queste ha riportato un vecchio video del 2014, in cui Christel parla di un argomento molto delicato. Il cyberbullismo. Una pratica subdola e vigliacca, atta a spargere odio, insulti denigratori, attraverso internet, specialmente i social, nei confronti di vittime che rimangono oltraggiate e ferite dalle parole di altre persone. Christel ha conosciuto delle vittime di questi atti condannabili, e lei stessa ne è stata una. Guardiamo insieme che cosa ha detto la figlia di Albano e Romina nel suo videomessaggio. Christel Carrisi, il video sul cyberbullismo. Le parole fanno davvero male. Possono essere più violente di un pugno. In un video del 2014, ripreso da una fanpage di Christel Carrisi, mostra la cantante esprimere concetti e idee molto profonde, parlando di cyberbullismo. La figlia d'arte ha spiegato come internet possa incoraggiare il sarcasmo e la cattiveria gratuita. Alcune persone diventano veri e propri bersagli di certi atti denigratori. Può succedere a chiunque, dal personaggio famoso ai ragazzi normali. E specialmente questi ultimi potrebbero non avere la forza necessaria per erigere una barriera di difesa agli insulti. La Carrisi ha notato come spesso le vittime si chiudono in un silenzio di sofferenza, senza riuscire a parlare con i propri familiari. Spesso le conseguenze sono addirittura estreme. Le parole fanno davvero male, ti rimangono dentro e lacerano il tuo essere, possono essere più violente di un pugno, e spesso aprono ferite che non possono più rimarginarsi. Il suo messaggio ai ragazzi è quello di essere degli angeli virtuali. Diffondere luce, positività ed incoraggiamento, perché l'amore costruisce, l'odio distrugge.